Adesso che abbiamo chiarito sotto il profilo tecnico i dati, possiamo adesso fare un passo avanti e chiederci che senso hanno queste cose, queste genealogie, di cui non ci lasciamo ovviamente più impressionare se hanno questi salti generazionali tra nonno, figlio, nipote e compagnia bella. Ecco, la cosa importante che noi troviamo nel mondo orientale è questo dato. Stiamo parlando ovviamente di un qualche cosa che ci serve per capire sia l'Antico sia il Nuovo Testamento. Noi troviamo uno schema ben preciso nel mondo biblico, veterotestamentario e neotestamentario. E per spiegarlo facciamo un esempio immediato. Oggi noi andremo a messa, magari con un nostro amico musulmano o buddista. Può far la comunione lui? No. Se vogliamo essere rigidamente cristiani, dovremmo dire no, tu devi prima essere battezzato. Di per sé neanche un protestante non potrebbe fare la comunione. Poi ci sono certe circostanze in cui le cose non vanno proprio per questa strada. Comunque un non cristiano non può fare la comunione, perché la comunione implica un atto di fede nei confronti dell'umanità e della divinità di Gesù, non solo, ma anche nella presenza reale del Signore nel pane e nel vino, ciò che un musulmano non può fare, e neanche un buddista e via discorrendo. Dunque, occorre che ci sia una specie di iniziazione, una specie di innesto dentro al gruppo, altrimenti se non partecipi del gruppo, tu certe dimensioni religiose del gruppo non le puoi vivere. Vi è chiara questa idea? Non stiamo facendo in questo caso teologia, stiamo facendo un'analisi antropologica dei dati. La stessa cosa succedeva anche nell'Antico Testamento. Uno non poteva festeggiare la Pasqua se non era circonciso. In tutti e due i casi noi abbiamo due religioni bibliche che hanno bisogno dell'innesto nella comunità. Perché? Non basta l'adesione mentale? Perché bisogna fare un gesto rituale per entrare dentro nel gruppo? Proviamo a capire questo dato e quindi da lì comprendiamo la genealogia. Andate alla linea 74. Che cosa vedete? Dei rettangoli. Vero? Allora, il primo rettangolo scuro, quello in eretto, quello più grande, lo chiameremo evento fondante. Manca la N. Non è fodante, non è il nuovo vocabolo italiano. È un vocabolo sbagliato, fondante, il quale evento fondante è composto da due elementi, poi vi esemplifico immediatamente. L'avvenimento divino e un programma rituale. Per la Pasqua ebraica l'avvenimento divino è il passaggio di Yahweh in mezzo alle case di tutti gli abitanti dell'Egitto. Questo è un avvenimento divino ambiguo perché porta in sé la possibilità di donare vita e la possibilità di donare morte. Il programma rituale qual è? Gli stipiti delle porte sporche di sangue, con la comunità familiare dentro che mangia l'agnello. E lo si mangia in una determinata maniera, in piedi, con
le cinture ai fianchi, il bastone in mano, lo si mangia cotto in una certa maniera, molto veloce, e il testo dice, siamo Esodo, capitolo 12, che Yahweh passa. Dove vede che il programma rituale è stato adempiuto, non tocca nessuno, preserva, li mantiene in vita. Dove invece, passando, non c'è l'adempimento del programma rituale, lui colpisce con la morte. Ricordate? Ditemi di sì, che avete letto il capitolo 12 dell'Esodo, il problema è finito. Allora lì voi avete l'avvenimento divino che è ambiguo. Non si sa se è salvifico o non salvifico, perché possiede tutte e due queste caratteristiche in contemporanea. Il programma rituale è la chiave che apre la parte salvifica dell'avvenimento divino. Questo è l'evento fondante, che viene vissuto da un determinato gruppo. Quando questo stesso gruppo che sperimenta la salvezza in questo avvenimento fondante, l'anno successivo ritualizza l'avvenimento fondante, che cosa capita? Quello che c'è nel rettangolo successivo. Se voi notate, il programma rituale è sempre lo stesso. L'ebreo continua a sporcare gli stipiti, continua a cucinare l'agnello in quella maniera, lo mangia con i fianchi cinti, il bastone in mano e via discorrendo. Ma questa volta non c'è l'avvenimento divino. Siamo un anno dopo. Il gruppo è sempre lo stesso. Quello che ha vissuto l'evento fondante è quello che sta vivendo la celebrazione. Al posto dell'avvenimento fondante c'è la proclamazione dell'avvenimento, cioè c'è la narrazione. La narrazione non sarebbe altro che il primo embrione di tutta la Bibbia. La Bibbia dunque nasce nella liturgia, nella celebrazione. Dunque non nasce come testo culturale, ma nasce come testo di fede e come elemento essenziale ed integrante della celebrazione dell'evento fondante. Mi seguite fin qua? È difficile? No. Ma la parola, la proclamazione, eredita le caratteristiche dell'avvenimento divino. Porta in sé, dunque, la stessa ricchezza di salvezza, ma anche la stessa ambiguità. La Bibbia è così. Quando noi ci accostiamo alla Bibbia, normalmente, lo possiamo dire, siamo tra amici, ci accostiamo come degli atei, perché pensiamo che la Bibbia sia messaggio intellettuale. Provate a fare una piccola fatica. Che sia anche messaggio intellettuale, nessuno lo esclude, perché la Bibbia contiene le verità su Dio, sulla nostra salvezza. Quindi è vero che è anche messaggio intellettuale, per sapere ciò che la nostra mente non arriverebbe a sapere da sola. La Trinità è una rivelazione che io trovo cristallizzata nel testo biblico. Ed è una cosa che, se il testo biblico non me lo dicesse, io da solo non sarei mai arrivato e l'umanità non sarebbe mai arrivata a dire che 3 è uguale a 1. Ma adesso lasciate da parte questa dimensione della Bibbia, prendete quest'altra. Dio disse, sia la luce. La parola di Dio non è solo messaggio di un contenuto, non è solo dunque per una lettura intellettuale. La parola di Dio possiede in sé
la forza di una creazione. Dio crea il mondo con la parola. La parola di Dio dunque è operante, non è solo portatrice di messaggio. È creativa la parola di Dio, crea, fa qualcosa. Isaia capitolo 55 dice con chiarezza: come la pioggia scende, irrora, feconda, perché la terra porti frutto per il contadino, così, dice, sarà della mia parola, non ritornerà a me senza aver portato quel frutto per cui l'ho mandata. Allora la parola di Dio non è portatrice di concetti soltanto, è anche portatrice di qualche cosa che opera. Opera la salvezza. Dunque la parola di Dio ha in sé questa forza. Porta delle idee, ma anche opera, porta la salvezza, opera salvezza, ma anche opera la morte. Nessuno bazzica ovviamente le lettere cattoliche del Nuovo Testamento, perché non sono teologicamente nobili. Allora quando si fanno i corsi di esegesi neotestamentari, si fanno i Vangeli, si fanno gli Atti, si fanno le lettere di Paolo, ma le scartoffiette, non lo so, della prima lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro, nessuno lo fa mai. Gli esegeti nobili non perdono tempo con questi scritti, invece sono scritti estremamente ebraici. Per questo i veterotestamentaristi studiano di più le lettere cattoliche che non le altre, perché sono interessantissime, in quanto rispecchiano di più l'animo popolare, la teologia spiccia, la predicazione domenicale, quella quotidiana. E lì Pietro dice una cosa, gravissima. Dice che le lettere del suo fratello Paolo, al pari delle altre scritture, vengono travisate dagli ignoranti e dagli instabili per la loro propria rovina. La parola rovina in greco è apolesis, da apollimi, che vuol dire perdersi eternamente. Quindi non è una rovina nel senso che non mi fa fare un erroretto, nel senso è che mi manda in malora. La parola di Dio, dunque, in sé è ambigua, come l'avvenimento divino. Ci siete fin qua? Per toglierla da questa ambiguità e farla diventare salvifica, occorre che ci sia il programma rituale che mi fa capire chi è quel Gesù che parla, che cosa fa, che salvezza mi porta. Chi può capire tutto questo? Quella generazione che ha vissuto l'avvenimento fondante, quando l'anno successivo celebra questa assemblea che è stata protagonista dell'avvenimento fondante, sa che cosa sta facendo. E se io oggi vi sto spiegando queste cose qui, è perché prima di me, prima di noi, c'è una genealogia che ce le ha spiegate oralmente queste cose. Non sono scritte nella Bibbia, ma sono inscritte nella liturgia. Queste cose che io vi sto dicendo adesso, voi le trovate nella messa. Se andate indietro, lo trovate nei riti sinagogali, e se andate indietro, lo trovate nei riti templari, prima che Nabucodonosor faccia il casino, a Gerusalemme nel 586, avanti Cristo. Cioè noi abbiamo una genealogia di tipo liturgico che ci arriva dal deserto. Quando Gesù celebra la Pasqua, noi lo ricorderemo, faremo memoria di questo avvenimento giovedì santo sera, messa in cena Domini,
Gesù non fa altro che riprendere questo antichissimo schema. E dentro a questo schema della Pasqua ebraica inserisce l'Eucaristia. L'Eucaristia non è altro che un frammento della celebrazione della Pasqua ebraica. La quale Pasqua ebraica io ve la sto spiegando adesso. Ora, chi è capace di celebrare la Pasqua ebraica? Chi appartiene al gruppo che è stato protagonista dell'avvenimento fondante? Sì, figuriamoci. Noi siamo lontani 3251 anni dalla Pasqua di Mosè e siamo distanti, che so io, 1971 anni dalla Pasqua di Gesù. Come facciamo? Noi possiamo far parte di quella assemblea, perché è l'unica valida, nella misura in cui noi siamo innestati nel gruppo. Come facevano ad essere innestati nel gruppo, secondo la mentalità biblica? Attraverso la dimostrazione genealogica e attraverso la circoncisione. Dire, io sono quello che porta l'eredità di quel tizio che si chiamava, che so io, Betuel, che era cugino secondo di Noè, di Mosè. C'era una vera e propria dimostrazione da carta d'identità. Io sono ebreo dell'Esodo, perché questa è la mia genealogia. Quindi in me rivive ancora quel protagonista che apparteneva a quei 6.000 che sono usciti dall'Egitto. Per di più, io porto in me il segno dell'alleanza con Yahweh attraverso la circoncisione. Dunque, in me rivive quella assemblea originaria che ha vissuto l'avvenimento fondante e la prima celebrazione. Dunque, io posso fare anche le celebrazioni successive. Questa è la logica della genealogia. Per noi cristiani cessa la genealogia di tipo materiale. Sono figlio di, cessa questo. Ma permane l'elemento rituale di appartenenza. Ci deve essere un gesto esterno che tutti possono controllare e attraverso il quale possono dire sì, tu appartieni a quel gruppo, tu appartieni a quella assemblea che può celebrare questa memoria. Io vi ho applicato questo schema solo e unicamente all'Antico Testamento, portandolo nel Nuovo. Ma adesso provate ad applicare questo schema anche al Nuovo Testamento, è lo stesso. Noi abbiamo l'avvenimento fondante, l'evento fondante che è costituito dalla morte e resurrezione di Gesù come avvenimento divino. Il programma rituale sarebbe l'ultima cena. Nell'ultima cena, infatti, Gesù dice, fate questo in memoria di me. Cioè, ordina di ripetere questo programma rituale. In questo programma rituale, Gesù spiega che significato ha ciò che lui sta per vivere. E dice che questo è il mio corpo offerto per voi. È un gesto rituale sacrificale, offrire per qualcuno. Il sangue è sparso per voi, è un gesto rituale. Gesù dunque, con questo programma rituale, non solo lega il programma all'avvenimento, morte e resurrezione, ma addirittura nel programma rituale voi avete l'ermeneutica, cioè la spiegazione. Che cos'è quella morte? Che cos'è quella resurrezione? Vuoi capirlo? Vai al programma rituale dove Gesù ti ha dato la spiegazione esatta. L'avvenimento da solo è ambiguo, come l'avvenimento della Pasqua. Perché provate a pensare. La morte di Gesù potrebbe essere una morte di un politicante che ha fallito.
Questo agli occhi di Pilato era chiarissimo. La morte di Gesù era la morte di un eretico. Questo era chiarissimo per il Sinedrio. Ma questa è una morte salvifica per chi ha vissuto l'ultima cena, dove nel programma rituale Gesù ha spiegato la sua morte. Problema è, se questo avvenimento divino è un bel scrigno ambiguo, perché può essere letto in tante maniere, capito in tante maniere, ma io so che lì c'è la salvezza, come faccio a prendermi questa salvezza che c'è lì? Devo prendermela in qualche maniera. Nel programma rituale c'è infatti questa chiave. Prendete e mangiatene tutti. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna. Se ti va, ti va. Se non ti va, aria. Ma questo è il criterio. Di conseguenza, la prima messa che gli apostoli hanno celebrato, e sembra che l'abbiano celebrata con Gesù, e di questi incontri c'è qualche rimasuglio nel Vangelo di Giovanni. Quando Giovanni narra l'ultima cena, inserisce dei discorsi, mette dei discorsi in bocca a Gesù che sono stranissimi. Per ben due volte, lungo i discorsi dell'ultima cena, Gesù dice: queste erano le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Capite che questa affermazione non può essere fatta dal Gesù pre-pasquale. Sono fatte dal Gesù post-pasquale che non è più conoscibile in maniera diretta. Emmaus non lo riconoscono, Maria Maddalena non lo riconosce, i discepoli al lago non lo riconoscono, lui deve compiere dei segni per essere riconosciuto. Non è più con loro come era prima. Queste erano le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi. Dunque, questi frammenti ci stanno ad indicare che Gesù, dopo la risurrezione, ha frequentato parecchie volte la sua comunità e probabilmente gli ha insegnato anche come celebrare, dicendola in maniera ridicola. In queste celebrazioni noi abbiamo lo stesso meccanismo. Nella celebrazione liturgica si ripete il programma rituale che lui ha dato al Giovedì Santo sera, che poi è quello che noi ripetiamo sempre in ogni messa. Non c'è più l'avvenimento materiale della morte e della risurrezione, ma c'è il racconto. Questo racconto, noi oggi per esempio leggeremo la Passione di Gesù secondo Luca. Questo racconto all'inizio della Chiesa nascente di Gerusalemme veniva letto ogni volta. E perché non c'è tempo, occorrerebbero almeno un simposio di 3 giorni, col testo greco sotto il naso e la retroversione aramaica. E voi potete notare come dentro al racconto della Passione di Matteo, Marco, Luca e Giovanni ci sia la celebrazione dell'Eucaristia della Chiesa nascente. È interessantissimo. Primo messale che noi possediamo è quel testo. In quel testo c'è la narrazione esatta di come celebravano l'Eucaristia nella comunità di Matteo, nella comunità di Marco, quindi ad Antiochia, a Roma e probabilmente in ambito greco, forse a Corinto. Matteo, Marco, Luca. E per Giovanni non sappiamo esattamente se collocare questa celebrazione in Egitto o in Turchia, in Asia Minore. La tradizione vorrebbe in Asia Minore. Patmos, famosa isola dell'esilio di Giovanni. Ma, stando ai reperti archeologici, il massimo
della tradizione testuale giovannea si trova in Egitto, non in Turchia. Gli scavi in Turchia ci hanno dato le magnifiche basiliche dell'epoca patristica, ma l'Egitto ci ha dato i papiri più antichi del Vangelo di Giovanni. Allora Giovanni dove è andato a finire? Problema. Ad ogni modo, questi racconti sarebbero la liturgia della parola delle primissime Eucaristie. Fra parentesi, io ieri sera l'ho detto a Canale 55 mentre mi suonava il telefonino in tasca e cercavo di far finta che non fosse successo niente. Allora cercavo di spegnere il telefonino mentre mi riprendevano. Ma gli avvenimenti storici della passione di Gesù non sono così come sono raccontati nel testo. Il testo è veramente una stesura liturgica dell'avvenimento, cioè una stesura fatta per essere celebrata. Gli avvenimenti sarebbero martedì sera la cena, l'ultima cena, mercoledì il sinedrio, giovedì mattina Pilato, pomeriggio Erode, alla sera Pilato ancora. Venerdì mattina alle 9 Gesù era già crocifisso. Invece qual è la narrazione evangelica? Quella che ci dice che tra una notte e una mattina è avvenuto tutto. Ora voi pensate, da mezzanotte alle 9 del mattino, perché Marco dice che all'ora terza romana, cioè alle 9 del mattino, Gesù era già crocifisso, alle 9 del venerdì mattina, voi tra mezzanotte e le 9 avete il processo al Sinedrio, il processo di Pilato, il processo di Erode che stava facendo feste, un altro processo di Pilato, la flagellazione, la salita al Calvario, la crocifissione, alle 9 del mattino lui era già lì appeso. Questo è un ritmo celebrativo di una messa che una volta all'anno cominciava alla sera tra giovedì e venerdì e finiva alla mattina del venerdì. Più o meno quello che è successo lungo la storia, spostando questa celebrazione tra il sabato e la domenica, la cosiddetta veglia pasquale. La veglia pasquale per noi oggi è ridotta a un topless, proprio il minimo indispensabile. Ma nelle liturgie antiche, di cui abbiamo ancora le testimonianze testuali, duravano tutta la notte. Pensate, per esempio, che a Damasco si leggeva tutto il Vangelo di Giovanni quella sera lì, intero. Da in principio era il verbo era presso Dio, giù, fino al capitolo 21. E lo si commentava. E tra un capitolo e l'altro, zac, un paio di salmi. Quindi immaginatevi che celebrazione, tra l'altro noiosa, infinita, ma lunghissima. Dunque, lo schema è identico. Poi cos'è successo? Che la passione, il racconto della passione e della risurrezione, che andavano molto bene una volta per settimana, infatti Plinio il giovane, che voi tutti conoscete, mi dite di sì, siamo contenti, era nipotino di Plinio il vecchio, il quale era morto per andare a vedere come funzionavano i vulcani. Plinio il giovane è governatore in Bitinia. E lui dice, sti qua, sono buoni diavoli, non rompono l'anima a nessuno. Non so come comportarmi. Per cui non li perseguito, ma se me li denunciano, li bastonno. Lui dice che si raccoglievano alla sera del primo giorno, prima che iniziasse il primo giorno della settimana, perché avevano il criterio settimanale anche in Asia Minore, e dice, stanno su tutta la notte. E che fanno?
pregano, cantano inni a un Cristo come fosse Dio. Questa è la testimonianza di Plinio, interessante. Celebrano di notte, tutta la notte, così come è spiegata la passione nei Vangeli, che dura una notte fondamentalmente. Ultima cena il giovedì, venerdì mattina alle 9, già crocifisso. Figuriamoci se è vero. Cosa hanno fatto gli evangelisti narrando la passione? L'hanno sintetizzata per uso celebrativo. Successivamente, cosa hanno fatto i preti e i vescovi della Chiesa nascente? Hanno detto: tutta la forza redentrice di questa passione e resurrezione si trova in ogni episodio biblico, e cominciano a nascere le pericopi. Per cui noi alla domenica leggiamo una piccola parte del Vangelo, dove la realtà salvifica di quella passione e di quella morte è comunque presente. Quello che mi interessava in tutto questo discorso è farvi capire che nessuno può celebrare questo dato se non appartiene a quella generazione che ha vissuto l'avvenimento fondante. Ora noi siamo distanti 2000 anni, quindi distanti nel tempo, e siamo distanti quasi 4 ore di aereo, quindi anche nello spazio. Come facciamo noi ad appartenere a quell'assemblea originaria? È assurdo. Il battesimo che cosa fa? Noi, ovviamente, che siamo figli del catechismo, che Dio lo benedica, ma anche lo strafulmini, diciamo: il battesimo ci lava con Homo più, lip, che so io, coccolino, con che cosa ci lava? Se voi leggete la lettera ai Romani, che è il testo più antico e più completo, il testo più antico non è il più completo, ma la lettera ai Romani ha il testo completo più antico. Sul battesimo non parla di lavacro. Battesimo uguale una scragnata. Questo concetto lo trovate nei testi popolari, cioè nella prima lettera di Pietro, dove dice: guardate che il battesimo non è un'abluzione dove si lava la crania del corpo. E spiega attraverso questo lavacro fisico qualche cosa di spirituale, ma siamo già nella catechesi. Mentre invece Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, spiega veramente la sostanza del battesimo, che è un essere innestati in Cristo. Noi siamo, se vogliamo prendere questo paragone, una cellula del corpo di Cristo. Per questo noi apparteniamo a quelli là, perché essendo parte integrante del corpo di Cristo, noi, essendo con Cristo una cosa sola, e Cristo è sottratto al tempo e allo spazio, non abbiamo più il problema di essere 2000 anni dopo e a 4 ore di aereo da quel posto, perché siamo una cosa sola con Lui. Questo è la nostra genealogia. Il battesimo, essere cioè una sola cosa con Lui. Non abbiamo bisogno di dire: il tizio ha generato il Caio ha generato il Sempronio ha generato. Non c'è bisogno. Perché nel momento in cui io sono battezzato, io bypasso tutte le genealogie che sono prima di me e arrivo direttamente a chi è stato protagonista dell'avvenimento fondante. Ecco perché in ogni Eucaristia il cristiano non sta vivendo una novità, ma riscopre la sua identità, che sarebbe quella di 2000 anni fa, là in Palestina, durante la primavera del 30 d.C. Ieri, che giorno era del mese? Il 7. Bene, sappiate che ieri era l'anniversario storico della morte di Gesù. Perché Gesù è morto il 7 aprile del 30.
perché noi festeggiamo invece la domenica 15, qualche volta addirittura a fine del mese di aprile, qualche altra volta alla fine del mese di marzo. Perché per la Chiesa nascente festeggiare la Pasqua insieme agli ebrei è proibito. La Chiesa non vuole. Primo. Addirittura c'è un concilio tra i primi che dice: se il 14 di Nisan dovesse corrispondere alla nostra Pasqua, noi facciamo scivolare di una settimana la celebrazione. Che sia ben chiaro. Perché c'è questa fluidità? Perché la Chiesa fin da subito ha avuto questa capacità di lettura. La morte di Cristo non è redentiva solo per il genere umano, ma è redentiva anche per tutto il cosmo. Come il peccato di Adamo ha coinvolto tutta l'umanità, ma anche il cosmo, anche la natura, Cristo è venuto a redimere e questo è quello. Dunque, noi abbiamo il coinvolgimento del genere umano che fa memoria della morte e resurrezione di Gesù in primavera, ma lo fa dopo alcuni fenomeni nuovi del cosmo. L'equinozio primaverile, la luna nuova, la prima domenica. Occorre che si verifichi. Questa notte la luna nuova, domenica prossima la Pasqua. Tre criteri. Sono criteri simbolici, ovviamente, sono criteri astronomici, ma hanno valore simbolico. Abbiamo la novità della primavera, che di per sé sarebbe la novità del sole. Abbiamo la novità della luna, perché la Chiesa nascente si era accorta che c'erano due tipi di civiltà, le cosiddette civiltà solari e le civiltà lunari, quelle cioè che ritmavano il tempo con il sole o ritmavano il tempo con la luna. E allora dice: coinvolgiamole tutte e due. Solstizio di primavera, equinozio di primavera, luna nuova, prima domenica, perché è il giorno della resurrezione. E quindi c'è la memoria storica e la memoria cosmica. All'inizio c'è stata una specie di battaglia fra alcune chiese di tipo giudeo-cristiano chiamate chiese quattuordecimane, parola difficile latina. Quattuordecimus dies vuol dire giorno quattordicesimo, era il 14 di Nisan, cioè c'erano alcune chiese di origine giudeo-cristiana che festeggiavano la Pasqua in un giorno fisso che era quello degli ebrei. E la stragrande maggioranza delle chiese ha detto: no, quel giorno con gli ebrei non lo possiamo condividere. Noi rispettiamo la loro festa, ma noi dobbiamo farne una diversa, perché la nostra ha un significato diverso. Punto. Bene, questo dunque è il valore delle genealogie per noi. Le genealogie sono il reperto archeologico che dà senso al nostro battesimo. Questa era la prima idea da chiarire. Noi non siamo figli di Dio secondo la carne, ma siamo figli di Dio secondo lo Spirito, nel senso di santo. Che valore storico avevano in passato le genealogie? È interessantissimo leggere questi testi di Neemia, al capitolo settimo e al versetto 4 e successivi e versetto 61 e successivi. Tornati dall'esilio babilonese, la città era spaziosa e grande. Avevano ricostruito Gerusalemme, ma erano quattro poveri cani. Perciò c'era sproporzione fra questa immensa città che avevano ricostruito e la densità della popolazione. La città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente.
e non si costruivano case. Siamo alla linea 83. Il mio Dio mi ispirò a radunare i notabili, i magistrati e il popolo per farne il censimento. Trovai il registro genealogico. Ci hanno trovato l'ufficio di Stato civile. Di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta, vi trovai scritto quanto segue. Questi sono gli abitanti della provincia che sono tornati dall'esilio. E giù tutta una lista infinita. La saltiamo perché non interessa relativamente. Ecco quelli che... siamo alla linea 93. Ecco quelli che tornarono da Tel Melach, da Tel Karsa, da Kerub Abdon e da Immer, e che non avevano potuto stabilire il loro casato per dimostrare che erano della stirpe di Israele. Figli di Delaia, figli di Tobia, figli di Nekodà, 642 maschi. No, e quindi 642 famiglie. Erano figli di nessuno, perché avevano perso la loro genealogia. Tra i sacerdoti, figli di Cobaia, figli di Accos, figlio di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai, Galadite, che fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono il loro registro genealogico, ma non lo trovarono, e furono quindi esclusi dal sacerdozio, senza tante storie. Il governatore ordinò loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con Urim e Tumim, i dadi, per tirare a sorte. Quello che veniva, avveniva. Questi sono una testimonianza per dire quanto fosse importante nel mondo antico la genealogia per poter determinare non solo la propria identità, ma anche la propria appartenenza ad un popolo e la propria appartenenza ad una casta. Quanto sia importante per noi il battesimo è la stessa cosa. Provate a vedere lo stesso criterio della genealogia applicato al sacerdozio di Gesù. L'accusa, questo già lo sapete, fatta al cristianesimo nascente da parte degli ebrei è questa: voi siete una religione atea, perché non avete culto. E non avete culto perché il vostro fondatore non è un sacerdote, è un laico. Quindi voi laici state attenti prima di fondare una religione. Infatti Gesù non è della tribù di Levi, ma è della tribù di Giuda. Solo chi è discendente di Levi è sacerdote. Non correva vocazione, bastava l'eredità. Mio padre era prete, io diventavo prete. Mio figlio sarebbe diventato prete, mio nipote anche. Qual è la risposta che danno i cristiani? E guardate che i cristiani in questo caso ragionano secondo il criterio della genealogia, non dello Spirito Santo. Il ragionamento è stato questo. Verso l'anno 1000, Davide conquista da solo, senza l'aiuto di nessuna tribù e senza l'aiuto nemmeno della sua tribù, da solo con alcuni amici conquista la città dei Gebusei, che era Gerusalemme. Gerusalemme in tutto l'Antico Testamento viene chiamata città di Davide, mentre tutte le altre sono le città di Giuda, le città di Efraim, le città di Manasse. Gerusalemme non è la città di Giuda, ma è la città di Davide. È come avere l'orto personale. Ora, Davide scalza la casa regnante di Gerusalemme, cioè di questi Gebusei, che era una casa regnante sacerdotale. Voi ricordate che re della città di Salem, Gerusalem, era Melchisedec, prete che riceve l'offerta da Abramo. I re dunque di Gerusalemme sono sacerdoti. Davide, conquistando Gerusalemme, prende il posto e assume in sé il ruolo sacerdotale di questi. Se voi infatti leggete il libro delle Cronache, dove si narra il passaggio dell'Arca dell'Alleanza dalla tenuta di Obed-Edom alla città di Gerusalemme, Davide
è colui che guida la processione e compie i gesti del sacrificio, che sono gesti sacerdotali. Gesù è discendente di Davide e quindi lui ha il sacerdozio non secondo la linea di Levi, ma secondo la linea Melchisedec-Davide. Questo Melchisedec, infatti, re di Salem, sacerdote di Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo, siamo alla linea 102, mentre ritornava dalla sconfitta dei re, e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa, anzitutto il suo nome tradotto significa re di giustizia. Melech vuol dire re, Zedek vuol dire giustizia. Di per sé Melchi sarebbe il mio re. Melchisedec, il mio re è la giustizia. Si vede che alla linea 104 questo nostro amico che scriveva in greco e citava l'Antico Testamento in greco conosceva poco l'ebraico. E noi 2000 anni dopo gli facciamo le pulci. E inoltre anche re di Salem o Salem, cioè re di pace, Shalom. Ricordatevi che in Oriente le vocali non contano, contano le consonanti, e le consonanti della parola Shalom sono queste tre qua, Shim, Lamet, Mem. Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno, appunto perché di Melchisedec non si sa niente. Quindi senza genealogie. Non c'è nessuno prima di lui, non lo si conosce. Si conoscono solo i discendenti che vengono soppiantati da Davide. Allora, qual è il ragionamento che fa il nostro amico? Linea 108. Or dunque, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera di Melchisedec e non invece alla maniera di Aronne, che era della tribù di Levi? Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche il mutamento della legge. Questo si dice di chi è appartenuto ad un'altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all'altare. Sta parlando di Gesù, ovviamente. È noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda e di questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Ciò risulta ancor più evidente dal momento che a somiglianza di Melchisedec sorge un altro sacerdote che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec. Sia così, dunque questa frase qui è la frase di un salmo che viene detta di ogni re di Gerusalemme. Cioè quando il re di Gerusalemme saliva al trono, il sommo sacerdote diceva non solo tu sei re, ma tu sei sacerdote secondo la linea di Melchisedec, perché stai ereditando il trono di una dinastia regale sacerdotale, ma ricordati che non sei della tribù di Levi, quindi non sei sacerdote secondo Levi e Aronne, cioè appartiene a un altro sacerdozio. Si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. La legge infatti non ha portato nulla alla perfezione, e si ha invece l'introduzione di una speranza migliore grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Questi sono ragionamenti teologici che forse ci sfuggono, ma che se avessimo tempo li potremmo veramente chiarire. Qual è il concetto? Il concetto anche qui è molto semplice: attraverso il criterio genealogico, i primi cristiani dicono agli ebrei: no, guarda che Gesù è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Cioè secondo questo tipo di genealogia, non secondo la genealogia di Levi. Poi l'autore farà un salto di qualità dicendo ed è sacerdote per ciò che ha vissuto,
è l'unico uomo che dalla situazione umana è entrato nel mondo di Dio e quindi è l'unico che può far da ponte tra noi e Dio, perché morendo e risorgendo lui di fatto ha vissuto questa funzionalità di ponte tra l'umano e il divino, mentre invece tutti gli altri preti fanno finta di entrare dentro nel divino, nell'area divina, di fatto sono sempre uomini, sono sempre nell'ambito storico e si trovano sempre sulla terra e col cavolo che si mettono in contatto con Dio. Il ragionamento di questo autore è di una brutalità senza fine, ma anche estremamente chiaro. Non è un paramento, non è un luogo sacro, non è una formula sacra che ti fa entrare nel mondo divino. Controprova. Solo Gesù Cristo è sacerdote. Io sono presbitero, non sono sacerdote io. Il vescovo non è sacerdote. Noi siamo amministratori del sacerdozio di Cristo. Il vescovo come pienezza amministrativa. Però vorrei che il vescovo mi dimostrasse se io, presbitero, non ho anch'io la pienezza amministrativa. È la storia che ci ha fatto diversi, ma di fatto il prete può cresimare. Sì o sì? Come? Infatti, è così. Non solo noi possiamo cresimare, anch'io ho cresimato, ma possiamo ordinare altri preti. Questo non lo si dica, ma storicamente è vero. Perché noi abbiamo avuto casi di preti che hanno ordinato altri preti e una volta che è stato risaputa questa notizia, mai né il Papa né gli altri vescovi si sono permessi di dichiarare invalide quelle ordinazioni. Chiaro il concetto? Infatti ancora oggi, dopo 2000 anni, io non so chi sono. Va bene? So che posso celebrare, so che posso assolvere, ma che differenza ci sia fra me e il vescovo non lo so. Di fatto però una differenza ci deve essere, perché per essere vescovi occorre un altro sacramento, un'altra ordinazione. Quindi qualcosa c'è. Va a capire tu qual è la differenza. La Chiesa antica non ci ha lasciato scritto niente. E la cosa peggiore è che non ha tramandato niente. Ha tramandato solo il rito, per cui sappiamo che siamo diversi, ma non sappiamo in che cosa. Perché sotto il profilo del potere sacerdotale, se io dicessi a voi celebrate una messa, ma neanche col pifero che è valida. E allora perché il vescovo dice Renato cresima e la cresima è valida? Che vuol dire che voi non avete il potere sacerdotale, mentre io il potere vescovile ce l'ho. Peo vuol dire colui che fa l'episcopio, che guarda dall'alto. Beh, non è questo un argomento, probabilmente è un argomento che è attinente al ragionamento tuo, Giacomo, lo si trova negli Atti degli Apostoli, nel discorso di Paolo al gruppo dirigente di Mileto. Loro scendono a Troade perché Paolo deve imbarcarsi per Antiochia e Gerusalemme e lui ha il gruppo dei responsabili di questa comunità e li chiama alternativamente cari presbiteri, cari episcopi, senza distinguere. Dal che si può dedurre che questo gruppo faceva il vescovo a turno. Uno faceva il vescovo per 3 anni, poi c'era un altro che faceva il vescovo per 3 anni, quindi erano tutti presbiteri e tutti episcopi. Altrimenti non si spiega perché Paolo, con molta indifferenza, li chiama una volta in una maniera mentre parla e una volta in un'altra. E non è che parli a 2 fette diverse del gruppo, parla sempre a tutto il gruppo. Non sappiamo.
Sappiamo che verso il secondo secolo Ireneo di Lione parla con chiarezza del vescovo monarca, cioè il vescovo fa da capo a una diocesi, la diocesi comincia già allora, e i presbiteri sono la longa manus del vescovo, cioè sono il vescovo localizzato dove il vescovo in persona non può arrivare. Questo è un dato storico lì, stampato per Benino. Che differenza ci sia fra noi? C'è una differenza, perché di mezzo c'è l'ordinazione vescovile. In che cosa consiste? Come? È un sacramento, purtroppo, perché fa parte dell'ordine. L'ordine è un unico sacramento suddiviso in tre momenti: diaconato, presbiterato ed episcopato. No, già noi abbiamo le primissime testimonianze all'inizio del secondo secolo, 120-130. Tranquillo. Anzi, c'è già un cenno al cosiddetto vescovo monarchico, non monarchico nel senso di re, monarchico nel senso di una autorità. Monos, arché, un'autorità. E già nelle lettere pastorali, le pseudo-paoline, la prima e la seconda lettera a Timoteo e la lettera a Tito, dove quello che scrive si fa passare per Paolo e dice: stai attento prima di imporre le mani ai presbiteri o ai diaconi, guarda che abbiano queste qualità, che siano sposati una sola volta, che sappiano condurre bene le loro famiglie. Io non potrei essere ordinato prete secondo la Sacra Scrittura, perché non sono sposato e non si sa se sono capace di condurre bene la mia famiglia. E quindi niente medioevo, siamo addirittura a ridosso della Chiesa nascente. Bene, queste erano le cose più importanti che io volevo dirvi circa il tema che sembrava veramente sterile delle genealogie. La genealogia in sé può avere questa apparenza, se però viene studiata con un po' di tranquillità e di pace, dimostra invece una ricchezza di cui noi questa mattina abbiamo sondato le parti più importanti. Vi auguro buona Pasqua, ci vediamo per l'ultima volta la seconda domenica di maggio.